Una categoria delicata, quella dei disabili mentali adulti, che necessita di affermare una più alta qualità della vita. E se il personale sanitario dedicato si aggiorna sulle nuove tecniche, per contro le strutture sociali non sono adeguate e sufficienti ai loro bisogni. Persone con disabilità intellettiva, siccome perseguono un obiettivo molto importante che è la qualità della loro vita, hanno bisogno di tutto ciò che la società civile, che la comunità mette a disposizione esattamente delle altre persone, quindi scuola, istruzione, lavoro, amicizie, gestione del tempo libero, significato e senso della vita esattamente come le altre persone, sono tutti modi buoni per pensare al loro sostegno. Il nostro paese non è secondo a nessuno per quanto riguarda la preparazione degli operatori, forse i problemi stanno un pochettino dalle altre parti. Da quali parti? Stanno dalla parte di poter valorizzare da parte del sistema dei servizi le competenze che ci sono là, dove le persone con disabilità intellettiva vivono, mangiano, dormono, lavorano, interagiscono con le altre persone. E se manca una politica sociale attenta ai disabili adulti, almeno il centro diurno Magna Grecia accoglie una quarantina di pazienti che vengono regolarmente seguiti dal personale anche in attività di laboratorio.